Sit-in di solidarietà a Napoli in risposta allo sfregio del murales Tarantina Taran, dedicato alla Tarantina, storica trans dei quartieri spagnoli. L'opera di street art, realizzata dall'artista Vittorio Valiante, nei giorni scorsi è stata vandalizzata. Con spray nero è stato cancellato il volto ed è apparsa la scritta omofoba «Non è Napoli». Cittadini e istituzioni sono scesi in piazza per prendere le distanze dal gesto e manifestare la propria solidarietà all'ultimo femminello del quartiere, che a fine marzo compirà 84 anni e che per Napoli continua ad avere solo belle parole. È la sua famiglia, dice, la città in cui vive fin da piccola. Il mio cuore è per Napoli. La mia infanzia l'ho cominciata a Napoli e la finirò a Napoli finché avrò vita. E non mi rendo nemmeno morto, perché io sarò seppellito anche qui a Napoli, perché io, davvero, io sono Napoli. L'artista. Evidentemente questa persona non ha altro modo per esprimere la sua rabbia, no? E quindi prova in questo senso. Mi dispiace per Napoli, che è una parola abbastanza abusata, e soprattutto per questo. Napoli non è questo, è tutt'altro. È lei come tante altre persone. Tra i manifestanti, Loredana Rossi, attivista LGBT. In questo clima di odio che adesso stiamo vivendo in questo paese, l'odio sta colpendo tutti. Hanno cominciato dagli immigrati, adesso a noi, dopo verranno gli altri. L'opera sarà restaurata il prima possibile. Intanto Vittorio Valiante ha coperto simbolicamente il volto della Tarantina con uno stencil.